Ciao a tutti e benvenuti su Fili di Perle. In basso troverete il link al sito filidiperle.it dove è possibile acquistare tutti i materiali che utilizzo nei miei tutorial. Oggi vi mostrerò come ho realizzato questo portacellulare a forma di cappello di Babbo Natale, che può essere anche un'idea regalo carina da realizzare da soli e con pochissimi materiali. Se l'idea vi piace, continuate a seguire il video. Per realizzare il nostro portacellulare ci occorreranno due sagome in feltro rosso da 1 mm come queste. Io non vi metto né le misure né il cartamodello perché dipende dal vostro modello di cellulare. Comunque, in linea di massima, si tratterà di un rettangolo di 2 cm per lato più grande del telefonino, mentre per la punta ne ho fatta una di circa 5 cm. Due pezzetti di feltro bianco sempre da 1 mm che avranno la larghezza della sagoma rossa, mentre un'altezza di circa 9 cm. 6 cm di velcro da entrambi i lati, un pompon bianco da 3 cm, qualche spillo, colla a caldo e macchina da cucire. Come prima cosa, su un pezzo di feltro bianco, dopo averlo piegato a metà, vado a cucire uno dei due lati del velcro. Cerco di tenermi sull'estremità e di cucire soltanto da un lato, quindi questa è la posizione del velcro. E adesso li passo a macchina. Adesso su una delle due sagome posiziono il feltro bianco con il velcro verso il basso inteso sia verso la sagoma, rossa sia verso, proprio verso il basso. Lo allineo e facendo questo movimento, tenendomi a circa 1 cm dal bordo, lo ripiego all'indentro, fermandomi nuovamente a circa 1 cm dal bordo. E faccio la stessa cosa con l'altro pezzo, quindi prendo la sagoma, velcro verso il basso, allineo a circa 1 cm, ripiego verso l'interno, mi fermo nuovamente a 1 cm. Quindi il pezzo di velcro che abbiamo cucito in realtà andrà proprio all'estremità del portacellulare. E anche in questo caso lo ripasso a macchina. Adesso, tenendo le due sagome dritto contro dritto, le sovrappongo e aiutandomi con qualche spillo le tengo unite e le ripasso a macchina, ovviamente evitando di cucire anche la parte superiore, che è quella lì che servirà per inserire il cellulare. Fatto questo, non mi resta che rivoltare il lavoro
Aiutandomi con una penna che al momento non ho, quindi utilizzerò delle forbici, vado a ricreare la punta. Con la colla a caldo vado ad incollare il pompon sulla punta. E il nostro portacellulare è pronto. Io spero che l'idea vi sia piaciuta e vi aspetto domani con un nuovo progetto. Ciao!